thank you Siamo qui perché eh, l'Anac organizza da 15 anni questi incontri che si chiamano Percorsi di Cinema, che vengono filmati e abbiamo un archivio meraviglioso. Ringraziamo tutti quelli che lo fanno, da Pierpaolo Andriani a eh, Rossetti e tutti gli altri, anche, anche Tino Franco. E, mh, questa quindicesima edizione l'abbiamo voluta dedicare appunto agli sceneggiatori. E quindi abbiamo iniziato l'altra settimana con De Bernardi e Benvenuti. Ci sembrava automatico passare a Age Scarpelli, e poi la prossima, il 5 faremo un incontro su un altro sceneggiatore puro che era Vincenzo Cerami. Eh, abbiamo fatto questo perché l'ANAC ha il vizio di essere molto coerente, anche essere in qualche maniera legata al suo passato e a, a, a tutti coloro che hanno, eh, si sono dedicati sia artisticamente che politicamente al cinema. Eh, infatti questi autori di cui parliamo sono stati anche i fondatori dell'ANAC che è stata fondata, ricordo, nel 1952. E, vedo eh, che c'è un'amica, la moglie di Massimo Sani, che, Antonia, ciao, ti saluta, anche Massimo è stato uno dei fondatori dell'ANAC, <ride> grande documentarista. E, no, vabbè, non la voglio fare troppo lunga, la cosa che voglio dire poi penso che uscirà fuori e che ehm, loro sono stati i, i, i fondatori di una scuola di sceneggiatura importantissima, che secondo me è la scuola italiana di sceneggiatura, di cui nessuno parla e che non, non è a, assolutamente ehm, riconosciuta come dovrebbe no? e, e, e quanto dovrebbe, ma che in realtà è stata fondamentale ed è fondamentale ed è stata copiata da tutti. Poi gli altri hanno fatto marketing e si sono inventati eh, la copia. Eh, come le copie, tutte le copie è sicuramente eh, meno forte e meno, meno incisiva del, dell'originale. Però insomma dico questo perché invece forse tutti quelli che hanno conosciuto, sanno che cos'è il lavoro di questi sceneggiatori, si dovrebbero impegnare per, invece per fare... Eh, riconoscere e far diventare eh, la scuola italiana della sceneggiatura di, di questi grandi maestri eh, qualcosa di cui tutti parlino, non solo in Italia ma nel mondo. Ecco, questo secondo me è una delle cose su cui tutte le persone che stanno a questo tavolo e tutte quelle che stanno dall'altra parte del tavolo e anche tutte quelle che non stanno qui dovrebbero impegnarsi, soprattutto, dico forse anche il servizio pubblico, anche forse la RAI, che forse ha sottovalutato anche per anni questa, questa cosa che invece andrebbe, andrebbe eh, davvero eh, presa sotto braccio e portata avanti. Non dico altro. Do la parola a Raffaele, che è il, il curatore di queste... Abbiamo delegato a lui tutto il lavoro sporco, quindi a te la parola. Raffaele. Okay. Allora, mi assumo il lavoro sporco. No, al di là delle battute, eh, credo... Credo che eh, vedere questi due documentari, al di là della de loro operazione mh, strettamente di, di ricordo e di recupero di una memoria, che è sempre doverosa, è sempre giusta, eh, indichino in realtà eh, più che quello che è stato, forse quello che o non è più o comunque sia quello che dovrebbe essere il cinema contemporaneo: nel senso che. L'attualità del pensiero di Scarpelli, di Age, di molti altri degli intervenuti nei due documentari eh, è, è secondo me lampante ed è forse questo il punto da cui vorrei partire, mh, nel senso che eh, come giustamente diceva anche Francesco eh, c'è sicuramente una, una scuola, mh, non tale né, strettamente parlando, ma una scuola ideale a cui si può fare riferimento nel pensare al uh, Firruz che lega la produzione italiana, sicuramente della commedia, ma non solo, e, 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 e la lega al contesto europeo e internazionale. Sicuramente molte delle intuizioni. Eh, di scarpelli, di Age, e come lo erano di benvenuti di Bernardino abbiamo parlato la settimana scorsa, sono state mh, hanno figliato, hanno figliato moltissimo nel cinema europeo, hanno figliato moltissimo anche al di là dell'oceano, anche eh, mh, di un altro continente di cui non si parla mai, in realtà anche lì sono presenti in Asia, per esempio penso ad alcune commedie, soprattutto nipponiche o coreane. E, mh, ed è qualcosa di incontestabile. Eh, anche ricordato l'aneddoto eh, del rapporto con Alfred Hitchcock, quindi, comunque, sia anche riconosciuto dall'altra parte dell'oceano questo, questo, questo merito. E, e credo che eh, sentir parlare, Scarpelli, nello specifico, perché eh, parla oggettivamente di più da un punto di vista proprio anche di tempistica, ma sentir parlare eh, mh, tutti loro, vedere anche quella tavolata in cui mangiano insieme e chiacchierano nel, nella strana coppia di Verzi, eh, sia in qualche modo doloroso, non doloroso per la perdita di queste persone come lo sarebbe normalmente, ma doloroso per quello che forse ci hanno lasciato e non sempre sappiamo cogliere. Non so se da un punto di vista strettamente produttivo o anche in maniera più ampia, da un punto di vista forse di... Mh, decadenza del nostro immaginario. Questa è una riflessione strettamente personale, non so neanche se è condivisa, però ehm, mi piacerebbe partire, coinvolgendo eh, i nostri ospiti, partire proprio dal, dal concetto di attualità del pensiero di Scarpelle Age e da quanto la loro scrittura e il loro pensare il cinema in realtà sia ancora vivido, attuale. Io credo che un, un una qualsiasi adolescente, bambino messo di fronte ai soliti ignoti per esempio non possa non appassionarsi in maniera viscerale nonostante ormai eh, le immagini abbiano sulle spalle parecchi decenni non so chi vuole iniziare dai, Io. dai. Sì. Vabbè, allo <ride> funziona? mi sentite? no, Dovrei, si dovrebbe eh, Ma, è come eh, il purtroppo Dunque, va bene, io per primo. Tra l'altro io sono il figlio di Furio ma c'è anche il figlio di Agge Alberto Incroci in sala. <applause> Dunque, eh, sì. Eh. Ecco ci sono una serie di nuovi autori diciamo che hanno. Eh, hanno il loro peso tuttora, quindi questa scuola, diciamo se così la possiamo chiamare, eh, ha, ha avuto un seguito. Addirittura, come sapete, il film, l'ultimo di, di Paolo Virzì, rievoca proprio, proprio quel periodo in modo abbastanza rutilante. Eh, qualcuno si è offeso, qualcuno ha detto non è stato abbastanza rispettoso, ma insomma secondo me questo non ha, non ha importanza è anche giusto, non poteva fare un'opera eh, apologetica è ispirato poi vagamente alle illusioni perdute di, di Balzac in qualche modo e, vabbè gli insegnamenti che se ne possono ancora trarre io penso eh, sono due o tre fondamentali uno è quello, mio padre diceva sempre allo sceneggiatore italiano tocca fare due volte l'autore eh, la prima volta eh, come narratore e la seconda come sceneggiatore che voleva dire eh, in America in genere usava ancora oggi prendere dei romanzi poi il produttore chiamava lo sceneggiatore e gli faceva fare l'adattamento invece lui diceva eh, a noi ci tocca andare dal produttore che dice voglio fare un film da ride un film d'amore un, eh, un film de guerra datevi da fare, inventatevi qualcosa e allora loro si dovevano mettere a scrivere prima di tutto la novella, il racconto, il trattamento, chiamatela come vi pare, che sostanzialmente era, era un romanzo. Dopo sarebbe venuta la, la sceneggiatura, è una fase successiva. Per cui mio padre diceva eh, uno sceneggiatore deve essere prima di tutto un narratore, poi la sceneggiatura è una specializzazione, è un po' come fare eh, lo psichiatra, e, e prima però bisogna essere eh, laureati in medicina. Ed è vero che i buoni film italiani, un po' come la gran parte dei film americani, hanno raccontato la storia del proprio paese. Noi conosciamo la storia americana grazie ai film americani e conosciamo abbastanza bene, una meno bene però, eh, la storia italiana grazie ai film della cosiddetta eh, commedia eh, all'italiana. Eh, e prima ancora del neorealismo, vi ricordo che quello che disse Pavese nel 50, disse, il mio... Romanziere preferito straniero è Thomas Mann, il mio romanziere preferito italiano è Vittorio De Sica. E citati, più di recente Pietro Citati, il grande critico, ha detto che le sceneggiature di Age e di Scarpelli messe in fila formano un lungo romanzo che raccontano la storia d'Italia molto meglio di quanto abbia fatto la letteratura. E lui è, è, un, è un critico letterario. Quindi ha gran valore la, eh, la sua osservazione. E insomma, comunque, adesso per farla breve, poi passo la linea a qualcun altro. Eh, L'altro insegnamento fondamentale era che per raccontare delle storie comiche, delle storie anche da faride, come gli veniva richiesto, bisognava mettere un fondo assolutamente drammatico, come Charlot insegna d'altra parte. E le storie di. Age, Scarpelli, Monicelli, Scola, Comencini, sono tutte storie drammatiche e fanno ridere proprio per quello, perché senza il dramma di fondo non, non si ride. Pensate a film come i soliti ignoti, Morti di fame alla ricerca della felicità, Branca Leone. Eh, I compagni, ma insomma tanti altri. Adesso non mi voglio dilungare ulteriormente. Questi, secondo me, sono i due insegnamenti fondamentali che qualche allievo ancora oggi segue, spero. Boh, forse Graziano ci risponde. Mm, io porto una testimonianza diretta perché sono stato uno degli allievi della prima ora di Furio Scarpelli, che venne al centro sperimentale a insegnare perché nel documentario insomma, esauriente, esaustivo, i due documentari che avete appena visto, si è parlato di Ettore Scola, Furio Scarpelli, Age, ma non, Age non l'ho avuto e ho avuto poco modo di lavorare con lui perché si era separato da Furio in questa clamorosa, clamorosa separazione di quegli anni però venne al centro a insegnare e dunque vorrei portare la mia testimonianza di Scarpelli come straordinario docente. Noi non sapevamo cosa aspettarci perché al centro sperimentale, come in tante scuole di cinema, ci sono a volte professionisti che a quel punto lavorano poco, sono un po' in disarmo, altri che sono molto impegnati e vengono poco. È un po' la contraddizione di queste scuole. E c'era anche un po' di preconcetto perché da giovani un po' deficienti in quel momento eravamo molto esterofili, quindi andavano di grande moda i cineasti esteri, c'era una predilezione per il cinema tedesco, quindi c'era il momento, Fassbinder era amatissimo, Wenders, Kluge, cioè anche i più, meno conosciuti e i più rari e una sottovalutazione del cinema italiano e della commedia. La commedia italiana sembrava compromissoria per eccellenza, che lavorava con i grandi colonnelli attori, che lavoravano sempre loro. Insomma, per ragioni generazionali e di deficienza giovanile, insomma, non sapevamo bene cosa aspettarci. Quello che è venuto è stata una rivoluzione nella mia vita, soprattutto essendo ego egoista anche, però per tutti noi. Cioè l'insegnamento di Furio fu fondamentale per tutti. Ed è cominciata una leva, un gruppo. Con me al corso c'era Francesca Archibugi, poco dopo sono arrivati Francesco Bruni, Paolo Virzì, La Mazzucco, Laurentina, Francesco, insomma, tutta una vera, lunga leva durata nel tempo e mai finita di persone che hanno imparato da Furio, quello di cui diceva Giacomo cioè a saper sorridere intanto di noi stessi, del nostro lavoro, poi un metodo, il metodo di cui parlava Francesca nelle interviste, questo pedinamento zavattiniano, questa conoscenza della storia, delle storie, dei personaggi è stato un insegnamento che uso ancora e oggi mi trovo a insegnarlo perché faccio anche il docente in una piccola scuola e oggi invece i ragazzi non hanno preconcetti cioè il riconoscimento dei capolavori di Aggi e Scarpelli è assoluto. Quando faccio vedere, rivedere, parlare, c'eravamo tanto amati, eh, la terrazza, eh, giornata particolare, la famiglia e tutti gli altri, tutti abbandonati, i fin di Germi, i fin di Monicelli, il piacere di quel racconto viene sentito come una grande nostalgia per quel cinema, per quel modo di lavorare. E anche per una cosa che oggi non si fa più, cioè il trattamento. Oggi si sceneggiano le scalette, che è una cosa che Furio aborriva, avrebbe picchiato fisicamente le persone che invece di scrivere un bel soggetto e poi un bel trattamento, cioè quel punto di fusione fra scrittura e cinema, più forte della sceneggiatura. Quando Furio mi chiese di venire a lavorare alla Masfilm e quindi entrare in Paradiso, io trovai l'archivio con i trattamenti di Brancaleone e degli altri film, e fu per me un, un arcipelago sconosciuto, cioè la scrittura di questi film era straordinaria. Quindi quello che dice Giacomo è doppiamente vero, loro erano romanzieri e poi cineasti, ed è questo uno degli insegnamenti che io cerco di perpetuare, anche se il trattamento è veramente una specie in via di estinzione. Ecco, grazie. Io adagio devo tutto, eh, sia perché mi ha insegnato il poco che so, ma anche al di là della tecnica, eh, per la, la forza che trasmetteva e la, la sicurezza del decifrare dalla vita le storie. E, si cominciava a lavorare, l'hanno detto più volte, però era esattamente questo il metodo parlando delle cose che ci avevano colpito il giorno prima sull'autobus, eh, fatti di cronaca, eh, qualcosa che non aveva assolutamente nessun senso e che però lentamente lo acquistava eh, confrontandosi. E, mh, questa incessante attività di ogni giorno, che poi sì, alla fine dopo un po' eh, si finiva per parlare di lavoro, però produceva eh, infinite storie. Eh, ecco, la, la cosa più grande che mi ha dato è la, la, la tranquillità, cioè il sapere che eh, le storie sono infinite e che non c'è mai la crisi della pagina bianca, perché comunque eh, accumuliamo ogni giorno qualcosa che diventa eh, poi film: diventerà film, magari da lì a un anno. Eh, accumuliamo frammenti che traiamo dalla vita nostra e degli altri che diventano significativi. Io personalmente nei momenti di crisi mi rivolgo ancora ad Agio, cioè per quanto mi riguarda è una presenza assolutamente viva ed è una cosa che cerco di trasmettere anche agli allievi che ho e attraverso me il suo insegnamento passa anche agli altri, perché poi le regole, quelle che venivano scherzosamente chiamate regole, ma che erano. Eh, dei punti mh, di, di, di ritorno nella costruzione delle storie, delle cose che si sapeva che avrebbero portato dei risultati. E, eh, quelle lui le ha trasmesse a me, io le, le trasmetto ancora, ma soprattutto cerco di portare ai ragazzi eh, questo gusto della vita che poi diventa gusto del cinema. Di cosa parlerebbero oggi? Noi siamo in una piena guerra finora vittoriosa per la distruzione del Ceto Medio che ci riguarda quindi, che io non vedo ancora ben raccontato al cinema, per esempio. E, quello che è capitato a noi negli ultimi 25 anni è stato appunto difficile sopportarlo, però avrebbe potuto produrre, ha prodotto in parte e, e avrebbe potuto produrre altri eh, film meravigliosi. La formula è sempre quella, ragionare sui sulla grandezza e la miseria degli italiani e metterla in, in bell'ordine in una storia e, e chiuderla in un film. La formula è quella. E abbiamo prodotto da, da quella grande stagione che loro hanno raccontato eh, tante altre cose, tante altre strutture narrative. Eh, quando Malik è venuto a Roma mh, diversi anni fa eh, per la festa del cinema, aveva fatto da non molti anni quel meraviglioso film che era Sottile Lina Rossa, eh, entrò eh, in, in un dibattito col capottone, deve essere un tipo insomma, che, che ha i suoi eh, problemi, con la moglie dietro non si sentiva sicuro, Beh, però proiettò eh, 4 5 frammenti di film che l'avevano segnato e proiettò un solo frammento di un film italiano che non immaginerete mai era i soliti ignoti, lasciate la scena della terrazza. Allora scoprire che, appunto, Malik. Sì, che Malik era stato influenzato dai soliti ignoti è stata una cosa meravigliosa, perché è il cammino che fanno le storie, che, 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 che l'energia che le storie contengono trasmette attraverso gli anni, i decenni e anche attraverso i continenti. Ecco, questa, questa è una riprova. E le, le, le 5R, io l'ho letto, dove è finito quel trattamento? Oh, ce l'avete? Ah, ce ah, ah vedi, non lo sapevo. C'è il trattamento. Ah, vedi. C'è il trattamento. Ah, il trattamento. <ride> Va bene. Okay. Eh, grazie, intanto questo, sì, chiederei, di, visto che ci sono in sala anche di mi coinvolgono su una cosa che adesso non ho preparato e era chiaro che prima o poi la tentazione ci sarebbe stata da parte vostra io non ho molto da dire perché cioè avrei tanto da dire naturalmente ho sbagliato perché non ho nella mia vita non ho seguito tantissimo le orme del mio babbo e quindi però era presente, insomma, mi arrivavano voci, capivo, anche da bambino quando seguivo, insomma. Però non è che parlasse molto, troppo del, del, del suo lavoro. Quello che mi ricordo e che, che forse molti sanno comunque, erano le litigate e gli strilli che provenivano dallo studio quando eh, Furio veniva a casa nostra e tra di loro quando loro lavoravano, ma delle cose cioè, pazzescamente... Eh, trucide cioè, mh, uno sentiva questi, questi due personaggi urlare come pazzi e poi dopo mh, Furio se ne andava magari lo incontravo mi salutava ciao ciao ci si vede nel pomeriggio e mio padre veniva a tavola tutto tranquillo, beh allora oggi come è andata insomma e mi, mi allungo loro parlano di cose che riguardano cinema io non mi occupo di cinema quindi non ve ne parlo <ride> però questa cosa eh, a proposito sempre delle, delle urla, eh, capitò una volta a casa che sono la, la porta di casa, ah, andai a aprire io ed era un, un, un postino che portava una raccomandata, qualcosa dove c'era da firmare. E mh, proprio di fronte alla porta d'ingresso c'era la porta a vetri dello studio di mio padre dove c'erano i due che si scannavano, ma nel vero senso della parola, non sto esagerando. E, Vedi l'espressione del postino eh, eh, basito, soprattutto anche per il fatto delle urla. Sì, ma io ero tranquillissimo. Sono andato non so, da una parte a firmare o a prendere 200 lire che dovevo dargli, gliel'ho riportato tranquillo: va, va bene, grazie, arrivederci. E mi ricordo questa, questa scena di, di questo postino stralunato, ter, 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 terrorizzato forse e questo alla dice lunga insomma nel loro rapporto ogni tanto qualcuno mi ha chiesto ma secondo te questa scena o questa battuta chi è che, la, eh, chi è che magari l'ha scritta dei due ma non si è mai saputo cioè io non, non rispondo nemmeno cioè dico semplicemente che anche loro espressamente mi ricordo che lo dicevano confermami Giacomo se è vero eh, che non si è mai saputo chi scrivesse cosa perché era un duo, cioè lavoravano a quattro mani. Quindi... Però tanta gente era curiosa di, 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 di sapere questo genere di cose. E poi che altro? E... Niente, sono sta... ho avuto l'onore di conoscere Hitchcock a proposito del fatto che loro scrissero questa, questa sceneggia... sceneggiatura o solo trattamento? Trattamento. Sì, 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 sì. Poi non se ne fece più nulla che Invitò tutti quanti e mi portarono con me anche il Buon Giacomo, che era altro. Me lo ricordo? Eh. No, no, ma in, tut, in tutto il periodo sì, ci invitarono a Los Angeles, a Hollywood e una sera andammo a cena con il grande Hitchcock, che effettivamente era grande, insomma. E, e in, quel, in quella circostanza ci trovammo in un tavolo accanto, c'era un, un gruppetto di persone, non grande. E a un certo punto si alza uno, un po' barcollante, che viene verso di noi e ci viene a salutare appoggiandosi alla sedia, un po' imbriaco. Era Walt Disney che è venuto a salutare tutti quanti, io ho avuto l'occasione di con, non conoscere, di vederlo, ci ha invitati a Disneyland. E quindi abbiamo, abbiamo beccato pure questo, questo, questo premiuccio, premiuccio, di che? Questo, questo scampolo. E poi che altro? Non so, eh, ce ne sarebbero tante di cose da raccontare da quando lui è stato in guerra. E questo non lo so, non credo che, che Furio, eh, Furio, forse, non ha fatto il militare. Mi pare. Di... L'ha fatto? Ah sì, sì, mi sbaglio. Mi... Ah ecco, appunto, mi allora mi sbaglio, ma comunque sia eh, molti, molte cose che si trovano, molte scene che si trovano nei film, tipo Tutti a casa, la Grande Guerra, sono tutte vissute personalmente dal mio babbo, ma poi ci sarà pure qualcosa di, la, la, la scena de, in, in Tutti a casa in cui loro una volta scappati, come fece fece mio padre con gli, i poveri altri che erano rimasti il giorno prima di essere deportati, quindi riuscirono a scappare. Eh, la scena in cui si infilano nella, nella, nella chiesa in Francia eh, eh, segui, eh, ricercati dai, dai soldati tedeschi e che si arrampicano grazie al prete che gli dice salite sul campanile perché, perché è l'unico posto dove potete andare. Eh, loro cominciarono a salire ma c'era la, la, la scala che scricchiolava e allora approfittarono forse vi ricordate la scena ditemi voi non vado avanti allora non è che voglio annoiare nessuno eh, loro salendo eh, si accorsero che, che, che la, 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 la scala cricchio, scricchiolava ma nella, nel, nella, nella chiesa c'era la funzione del, del, del rosario con tutte le vecchiette le signore che facevano ave Maria grazie tutte in, tutte in in, in coro e quindi eh, Alberto Sordi ebbe l'idea di dire no, fermatevi cioè, quando, quando eh, il padre il prete eh, parla da solo e quindi eh, c'è rumore, stiamo fermi e poi invece al momento del, del coro delle vecchiette loro salivano per cop coperti come rumore dal, dal, per lo screcchiolio eh, questa è una, scena, una, una storia vera, insomma, che lui ha messo in infilato paro paro come si dice e così tante altre cose. Ci sono tantissimi, tantissimi personaggi, non so se ci avrete fatto caso, se ci avete fatto caso, ma spesso ci sono dei personaggi sia del sud ma tanti del nord che, tra Veneti, soprattutto molti Veneti, ci sono i milanesi. Eh, perché lui ha fatto, eh, come militare ha fatto l'Alpino l'hanno messo negli Alpini perché l'unico giorno che è stato diciamo così, a Brescia dove è nato eh, è stato quello della nascita. Poi dopo ha girato, girato tutta l'Italia perché i genitori lavoravano in, in, nelle compagnie di teatro. E quindi, però essendo nato a Brescia, l'hanno sparato dritto dritto tra, tra gli Alpini a Brescia e si è trovato su al nord, quindi stava molto eh, a gomito con, con tutti i personaggi di quel tipo lì. Eh, basta, non vi voglio annoiare più di tanto. <ride> Ci sono... Grazie, grazie. Spero di avervi interessato in qualche modo, ecco almeno questo. Grazie. Io voglio dire brevemente che rivedendo il documentario che abbiamo fatto con Giacomo, sono molto contento di averlo fatto perché mh, al di là del, insomma, del valore documentaristico, eccetera, credo che siamo riusciti a cogliere subito dopo perché ehm, era, era mancato da, insomma, da poco ehm, e, e io ho, ho insistito di fare subito il documentario perché mh, appunto alcune cose che sono state dette che abbiamo raccolto eccetera hanno una freschezza hanno, hanno una, una forza che secondo me poi il tempo piano piano fa, fa spegnere e quindi rivederlo eh, insomma, mi ha fatto molto piacere, e ripeto, credo che sia in, importante anche per, per alcune cose che, che, che sono dette sia da, da, da Furio, eh, quando parla proprio de, de, dell'essere sceneggiatore. No? Tra l'altro, l'intervista eh, fatta in campagna non l'abbiamo la, neanche fatta noi, l'ha fatta, fatta una, uno scopo. Giovanni Monaco che ce l'ha data con grande generosità e in quella intervista ovviamente si, si sentono dire delle cose sullo sceneggiatore che raramente si, si ascoltano e che raramente si dicono e poi averle messe anche lì in contrasto con delle cose che anche ha detto Scola no? credo che abbiano, abbiano una, una forte efficacia ehm, questo per dire che il, il il modo di lavorare, il modo di essere, il modo di pensare, ma proprio il, il, la dedizione a un certo tipo di, di, di lavoro eh, è, è stata ed è eh, tipica di, di questo Cina, dell'Italia, di quell'epoca. E devo dire che più passa il tempo e più questo, come dicevo prima, fa scuola. Dieci giorni fa un festival di cinema francese che organizzo a Firenze, abbiamo organizzato un simposio che si intitolava Italia-Francia Immaginario Comune ed erano presenti alcuni eh, registi francesi anche della nuova generazione. Alcuni fanno le commedie, per esempio c'era... Vabbè, Philippe Leguet, che è il, lo, il regista che ha fatto Le ragazze del sesto piano, Moliere in bicicletta, eh, un altro regista che si chiama Michel Clerc, che, che non conoscete ma in Francia è molto famoso, aveva fatto un film eh, che era andato a Cannes si intitolava Le Noms des Jean. Ecco, loro hanno eh, fatto un intervento che a me mi ha sorpreso, perché loro dicevano che... La lezione della commedia italiana è per loro stata fondamentale, perché soprattutto l'approccio con il quale la commedia italiana ha trattato i perdenti ha trattato eh, le persone eh, umili, eh, miserabili, anche truffaldine, anche imbroglione. Dicevo, in Francia noi non siamo mai stati in grado di trattare per, eh, il, questo tipo di, 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 di ambiente, questo, questa parte della società, nel modo come l'ha trattata la, la Commedia dell'Italiano. Noi siamo sempre stati eh, sopra i personaggi, li abbiamo sempre guardati con un atteggiamento eh, spocchioso, forse, di giudizio. Questo invece raccontarli da dentro, essere quasi complici di, della, della loro, diciamo, de, delle loro debolezze è qualcosa che nessun altro cinema nel mondo ha saputo fare come la commedia italiana. e Quindi la cosa mi ha sorpreso molto e vedo che in effetti la nuova commedia francese sta cambiando e sempre di più in maniera indiretta si ispira a, al cinema di di Age, di Furio, di Piero, di Bernardi, di Benvenuti e di tutti quelli che hanno partecipato a quella grande stagione. Aggiungiamo anche Ettore, perché Ettore Scola non è, stato, è nato come sceneggiatore, quindi anche lui è stato, eh, faceva parte del gruppo di sceneggiatori, poi lui ha dirazzato mentre gli altri, tra l'altro tutti gli allievi di Amidei, sì, tra eh, L'altra cosa eh, che si, di cui si parlava l'altro giorno, quando abbiamo fatto l'incontro eh, su Piero e su, e su Leo, ed era venuto Nicola Guaglianone, e dicevamo che poi la, eh, pochi sono stati. Eh, quei sceneggiatori che sono rimasti sceneggiatori fino alla fine non sono stati tentati poi dal, dal passaggio alla, alla regia no? e, questa, e questa cosa appunto eh, è una cosa mh, che sempre di meno accade oggi no? eh, appena uno sceneggiatore mh, può eh, passare alla regia eh, lo fa eh, invece loro hanno avuto una coerenza eh, assoluta nell'essere sceneggiatori, nell'essere, come diceva appunto nell'intervista Furio, essere dei narratori eh, di cinema ma eh, de dedicati soltanto alla scrittura cinematografica. Sì. Eh, grazie Francesco. In sala eh, per, ci dovrebbe essere anche Flaminga Rizzani sono, e, e le chiederei di intervenire se le... No, intervengo per uh, comunicare la mia emozione nel vedere questi due lavori. Insomma, per me è stata una scoperta, anche perché io di sceneggiatura so poco e non uh, entrare appunto umanamente eh, nella vita di uh, Age Scarpelli, appunto in due, da due angolature diverse, mi ha, mi ha fatto commuovere insomma, mi mm ha... -hmm mi ha arricchito come diceva appunto la sandrelli no cioè, eh, ecco questo non, eh. quindi grazie francesco che non, non ti avrei no, mai ma fatto parlare è... perché so che io invece chiederei a Giorgette ranucci di, di dire due parole perché Giorgette ha partecipato a, a, alla stagione del grande cinema italiano anche oggi ci siamo visti per caso e tu mi hai detto "amma ah, io eh, insomma ho detto vabbè, ti, fa, ti costringerò a dire due parole insomma hai conosciuto tutti hai vissuto quel periodo sei stata amica di, di, di grandi no, tra l'altro anche un altro sceneggiatore che è stato un tuo bellissimo amico che era Ugo Pirro insomma dici ma, e, ehm. sì io credo che eh, negli anni d'oro dell'euto della libreria fondato, diretto, vissuto per eh, quasi 30 anni, i corsi di sceneggiatura sono stati il momento più alto. Eh, corsi di sceneggiatura organizzati nei primi anni con Nanni Loi, con Benvenuti, con, eh, con Agge, perché anche Agge è venuto a fare dei corsi, proseguendo poi fino agli ultimi anni di Ugo Pirro. E, e ci sono tantissimi, tantissimi sceneggiatori. Faccio un nome su tutti: Andrea Purgatori, che comunque ha frequentato questi corsi. Sono stati un modello negli anni 80-90. Veramente, quando, come diceva Ugo, che lo sceneggiatore era solo un nome nei titoli di, di coda, e sono stati veramente. Un, un momento di grande fervore intellettuale, ma anche i più giovani, perché poi c'è stato Enrico Vanzina che ha fatto dei corsi da me, Roberta Mazzoni, fino ad arrivare a Ivan Cotroneo che all'epoca era un ragazzo che scriveva delle cose, insomma, ed erano tutti felici. Eh, naturalmente il mio ricordo va. Va soprattutto ad Ugo che ha fatto questi corsi fino alla fine dei suoi anni, quindi fino al 2005-2006. Ed è stato un, un momento, credo, di, di, di grande solidarietà anche perché questi ragazzi erano tutti, avevano il cinema negli occhi e con questi corsi pensavano tutti di diventare dei grandissimi registi. Per qualcuno è successo. Voglio fare una domanda a, a Franco. Franco, ehm, dato che tu insegni al centro sperimentale, ecco, Insegni alcune cose che hai appreso da. da, ecco, da Dici quali sono le due o tre ricettine che hai appreso da Agge e che ti stai rivendendo al Centro <ride> Sperimentale. No, specifico no, la vai. fonte. <ride> no, quando ho cominciato a lavorare con lui non erano ancora apparsi i manuali di sceneggiatura, che per carità sono benemeriti, però poi da qualche anno circola l'idea che sia sufficiente applicare quelle regole, peraltro vecchie di 2000 anni e più. E che semplicemente hanno acquistato una terminologia inglese per avere una storia. Mentre ecco, io insegno ad andare al di là dei manuali, quindi eh, a, a pescare dalla vita l'energia della storia. Eh, le, Vuoi sapere qualcosa? No, è anche una cosa che, che ho constatato: ogni volta che faccio vedere tutti a casa, perché li obbligo a vederlo, o c'eravamo tanto amati, ai ragazzi si apre un mondo. Eh, perché sono ignari della nostra storia e anche del nostro cinema. Molti di quelli che arrivano al centro sperimentale eh, non hanno visto un film pre-pulp fiction, uno, dico uno. E quindi eh, scoprire improvvisamente come è successo a noi. Che si può raccontare questo paese con l'energia un'energia narrativa e una struttura narrativa sofisticatissima come quella di Ceravamo amati, è una, una sorpresa per tutti. Poi la legge di Totò. Voi, voi possiamo parlare. No, c'erano alcuni modi di dire sui quali si sghignazzava. Una era la legge di Totò tutti lo sanno, e lui no. Allora, questa legge di Tutto può diventare in realtà una spiegazione dell'intero universo. Eh, Fa ridere il fatto che un eh, personaggio eh, venga catapultato in una scena, in una situazione in cui lui non sa che gli altri si aspettano da lui qualcosa. È l'ispettore generale, il meccanismo è quello. Molti dei loro film, però, obbediscono in maniera più ampia alla legge di Totò, lo stesso tutti a casa il tenente innocenzi è, è l'applicazione della legge di Totò, l'intera nazione italiana è regnara di quello che stavano combinando alle sue spalle il re e i vertici incapaci, e, e anche il cognome è troppo indicativo. E, vabbè, potremmo continuare per ore, però non credo che possiamo. Comunque, sì, ci sono dei modi di dire che poi in realtà puntualmente compaiono nei manuali con una terminologia californiana che però loro applicavano da prima. Ecco. Posso aggiungere una cosa sì, sì. rapida? Poi. No, mi volevo collegare un attimo a quello che diceva Francesco sul personaggio. Francesca Archibugi parla di mancanza di ego autoriale, quindi, che però si traduceva in una coerenza di autori, eh, mio padre la chiamava anche saggia vigliaccheria, quella di non essere passato a fare la regia, ma in realtà lui interessava scrivere, allora interessava scrivere, era tutto sulla pagina scritta, era la fase che precedeva quella della realizzazione eh, e quindi in quello cercavano di fare il meglio, anche, anche di eccellere. E questa mancanza di ego autoriale era un po' la lezione di Flaubert. Eh, si tenevano un passo indietro rispetto ai loro personaggi, raccontavano gli altri, raccontavano dei personaggi e quindi si calavano dentro i personaggi, il contrario di quello che magari oggi, oggi succede: che si tende a raccontare il proprio ombelico. E loro stessi si spersonalizzavano, sento un grillo, eh, in qualche modo. Eh, addirittura nei nomi. Age era a genere incroci il vero nome, Scarpelli aveva rinunciato a furio, tanto che Age e Scarpelli per molti anni si è creduto che fosse un'unica persona e quindi mi chiedevano, tu sei il figlio di Age e ti chiami infatti Scarpelli di cognome. Quindi... Questa personalizzazione era assoluta, ma Monicelli con cui hanno fatto i primi film da Totò in poi. Monicelli per contratto pretendeva che ci fosse scritto regia di sui titoli di testa, non un film di, quando oggi invece è un'esigenza primaria il titolo piccolo, ma un film di sopra, anche se si è un esordiente. Vi aggiungo un'altra cosa che mi ricordava mio cugino Filiberto qualche tempo fa, a metà degli anni 50. Monicelli che aveva fatto i film con Age e mio padre aveva già un piccolo nome quasi un piccolo maestro prima dei soliti ignoti aveva, avevano, già gira, avevano già realizzato eh, Padri e figli Il medico e lo stregone e una sera a cena Mario disse a mio padre Age dice no ma io il prossimo film lo, il mio prossimo film lo voglio fare come aiuto regista di Vittorio De Sica ecco quindi pensate anche la modestia che serviva per fare dei bei film. Eh, e fateci caso, si dice che un regista quando comincia a essere davvero celebrato comincia a fare dei brutti film. Grazie, arrivederci. No, no, volevo, volevo soltanto aggiungere una postilla al fatto dei nomi a Gescarpelle che in uno dei corsi recenti che ho fatto consigliavo dei libri di cinema belli e uno mi ha detto "Ma com'è anche il manuale di Age è bello?". E io ho detto ho detto age <ride> dopo un po' ho capito cosa voleva dire insomma. Sì, no, nel documentario nostro eh, sempre mi ha fatto molto sorridere il fatto che mh, il produttore che era Cristaldi che, o Rizzoli che aveva chiamato Suso per te, era Cristaldi per tenere sotto controllo sui soliti ignoti eh, fatto sì. dei filmetti. No, vabbè, no, basta. Questo Lo dice Masolino. Sì, e Suso partecipò successivamente. Sì, sì, sì. sì e divennero grandi, grandi amici. Vabbè, io se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, se no chiuderei. Non, so, non spetta a me chiudere, però no. spetta a lui. Eh, no, se ci sono domande, ovviamente, oppure considerazioni. Qualcuno che ha intenzione di intervenire, fa, parli ora o taccia per sempre, come si suol dire. No, eh, allora andiamo a concludere ringraziando eh, Franco Bernini, Giacomo Scarpelli, Graziano Diana e ovviamente Francesco Martinotti anche per le loro considerazioni e eh, tutte le persone che sono intervenute. E, mm, mi sento anche di dire di consigliare un piccolo consiglio di cui sicuramente non avrete bisogno, ma eh, dirlo non fa mai male: recuperare lo, i film, rivedere anche se li si, già si conoscono. Eh, fin della nostra storia del cinema non, non permette solo di vedere spesso grandi film, bei film, ottimi film, film interessanti, ma eh, permette soprattutto di cercare di capire eh, questo strampalato paese in qualche modo e cercare di capire cosa è diventato, perché lo è diventato, come lo è diventato. Spesso in maniera profetica i film anticipano, a volte semplicemente raccontano quello che c'è fuori. Quindi eh, recuperare l'intera filmografia di Age Scarpelli sia come coppia che come, come singolo, come collaboratori di altri sceneggiatori, di altri registi è un modo per eh, costituire in qualche modo: è una nuova costituzione del nostro paese, è un modo per leggere una Costituzione, per, per, eh, per arrivare a una decriptazione dell'Italia. Quindi il consiglio è di rivedere ciò che si è visto, di vedere ciò che non si è visto e di. Goderseli ovviamente, però so che vuoi dire un'ultima cosa. Sì, volevo. Fai il gioco dei microfoni, è <ride> un gioco di società. No, volevo salutare e, eh, e chiedere a Luciano Sovena di dire due parole perché, dato che sono pochi eh, le persone, le istituzioni che partecipano a questi incontri e che si vedono tutti i film e dato che so che eh, appunto, lei è un grande conoscitore del cinema mi farebbe piacere un suo commento su quello che abbiamo visto e di quello eh, che abbiamo detto anche negativo intanto grazie per i complimenti no, anche se ce li facciamo... Eh, no, eh, no, eh, penso, eh. Può, può capitare, può capitare, niente nient che eh, scusate ma di fronte a tutto quello che si è detto, io, qualsiasi parola mia sarebbe superflua, quindi l'unica cosa è di congratularmi con voi con te soprattutto, scusa non facciamo una reciprocità di complimenti, però in realtà è quello che serve oggi al cinema. Eh, non i complimenti ma fare cose di questo genere per, da un lato per tenere la memoria sempre vigile e dall'altro perché secondo me eh, c'è sempre da imparare ecco nonostante io vado a vedere a sentire ogni volta è una, è una lezione è una lezione in più grazie quindi. io li ho conosciuti sì io li ho conosciuti in circostanze stranissime perché tenevo un Tenevo una rassegna di film comici a Frosinone, pensate, quando ero, quando ero molto giovane. Eppure Frosinone che credo che sia la città più brutta d'Italia, senza togliere nulla alle città brutte, eh, tipo Catanzaro, eccetera, eccetera. E vennero, vabbè, poi a scuola, io eh, quando ero a Luce feci il eh, Roma. E, si chiamava adesso ah, sì. cose di roma. come si roma. chiamava di roma? Gente, gente di, roma. di roma gente di roma si sì. cioè, facemmo eh, quel film perché poi vabbè. non, non solo come minimo garantito allora si poteva produrre scuola a proposito di quello che è passato ma vennero lì vennero lì a, a gescarpelli a Frosinone e fu un'esperienza esaltante perché ripeto dove peraltro poi insomma i film erano seguitissimi adesso non mi ricordo che avevo fatto ma poi stettero a parlare con con, con il pubblico di, di Frosolone e il quale seguiva attentamente tutte le fasi, era un'esperienza unica perché a Roma è un discorso ma portate un po' la gente a Frosinone e soprattutto <ride> per chiudere voglio ricordare che il 26 di novembre alle 18 eh, sarà presentato il libro Passioni dico bene? il fumetto, sì. il fumetto eh, che ehm, eh, i cui autori sono no, è Tormenti sì, però voi avete, è avete è è stata ri... riedit... sì, esatto riedit... rieditata e, e verrà anche Paolo Ivirzi sì, e Francesco... sì. Francesca Archibruggi anche te sì, e anche mh, Filiberto, ci sarà anche Filiberto Scarpelli. Bene, quindi se si, chi vuole ritornare e rimergersi nei disegni di Furio Scarpelli, eh, 26 novembre alle ore 18 qui alla Casa del Cinema. E poi il 5 dicembre, invece qui alle 16, chiudiamo questa edizione di percorsi di cinema con eh, un incontro su eh, Vincenzo Cerami. Grazie, grazie a tutti.